Allora, Luciano Villa alla fine, senti, però non facciamo stasera una cosa solita, tecnica, dai, facciamo qualcosa di un po' diverso come con le ragazze. Ho fatto i saluti, a te invece cosa devo chiedere? Facciamo le pagelle, non so, dimmi qualcosa, chi ti ha fatto arrabbiare di più quest'anno? Facciamo qualche retroscena, dai Luciano, visto che tu l'altra volta mi hai rimproverato perché facevo le domande banali, allora stasera facciamo un'intervista con il coach extra, dai. Guarda, allora ti do una news. Una news, dai. Che è quello, un discorso che ho fatto alle ragazze questa sera dopo la partita e che faccio tutti gli anni all'ultima partita con le squadre che alleno, va bene? Questa è una news. Allora, a parte i complimenti che ho fatto alle ragazze, perché comunque io ritengo che abbiamo fatto un buon campionato, che siamo cresciuti sia tecnicamente a livello individuale, a livello di squadra, e che in tante occasioni abbiamo dimostrato anche di avere cuore. Perciò voglio dire, è un anno positivo. E poi l'altra cosa che dico sempre è, io sono una persona molto schietta, non mi nascondo mai, penso di dire sempre quello che penso alle persone che ho di fronte. Di conseguenza, siccome adesso comincia la pallavolo del pettegolezzo, cioè di quelli che ne sanno di più in casa degli altri che in casa propria, allora ho detto alle ragazze che se per caso dovesse arrivare con una qualsiasi voce, qualsiasi parte che io ho detto, di verificarla con me. Bravo, almeno, questo esatto. Almeno si ha il coraggio di dire le cose, perché chi non sa fare il pallavolo fa pettegolezzo. Questo è giusto. Beh, questa precisazione è giusta. Ma chi è stata la più rompiscatole? Dai. Dai, non da. Ce n'è stato, perché comunque allora quella che ti ha fatto arrabbiare di facciamo qualche rivelazione, anche così, dai. Clara De Cortés è una ragazza che sì, fa un po' arrabbiare perché è difficile da capire, una ragazza che in certi momenti fa arrabbiare perché ha delle potenzialità enormi e tante volte magari le spreca o per insicurezza o per queste cose, però è una ragazza che quest'anno ha contribuito tanto alla nostra causa, di conseguenza. Però è simpatica, dai, Clara, è simpatica. Simpatica, sicuramente simpatica. Okay. Però insomma, sai, quando sei due pari la simpatia magari c'entra un pochino meno. Però è vero. Però sì, io sono contento di tutto l'ambiente. Quindi, bel gruppo, dai. Ti è piaciuto? Sei stato contento di allenare? Esatto, quello che abbiamo detto all'inizio anno, un gruppo di persone intelligenti, ripeto. Che sono cresciute, hanno dimostrato di stare bene insieme e soprattutto di venire in palestra volentieri, perciò questo è importante. Coach Luciano, cosa fa il prossimo anno? È presto? Cosa fa? Il prossimo anno, potete chiedere al presidente. Chiediamolo anche a te, che sei il diretto interessato. Io sono disponibile, sì, penso che comunque ci siano tutti i presupposti per poter continuare, insomma. Io voglia, poi... Vabbè, quindi allora ce lo auguriamo, te lo auguriamo. Un'ultima cosa, un saluto ai tifosi. Sono stati quest'anno belli, bravi e calorosi. Belli, bravi, calorosi, ci hanno seguito. Sì, vi hanno seguito. Anche in trasferta, di conseguenza è stato tutto un ambiente piacevole, insomma, a misura d'uomo, di conseguenza è stato tutto... Ci voleva qualche tie break in meno. Forse. Ma anche lì, insomma, c'è il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, perciò bisogna vedere un attimino come... Ripeto, siamo stati, secondo me, un po' sfortunati quest'anno, cioè, perché nelle partite importanti abbiamo perso i giocatori importanti e lì, insomma, abbiamo pagato i punti che poi sono costati i playoff, praticamente. Però, insomma, è anche vero che delle ragazze giovani sono cresciute tecnicamente, hanno messo le basi per poter continuare a fare un bel lavoro e io credo che tutto sommato l'anno sia da considerarsi positivo. Ecco, con un po' di sfortuna in meno potremmo essere un pochino più avanti, però... Grazie davvero e complimenti allora, coach. Grazie. Luciano, grazie. Saluti Luciano a tutti.